È una Milano sempre più circondata dal forte rischio della presenza ndranghetara, quella che emerge dalla conferenza stampa della Commissione parlamentare antimafia. Presso la prefettura cittadina, Rosi Bindi ha elencato quelli che sono i rischi e i pericoli delle infiltrazioni criminali a pochi mesi dall'Expo. Ma non solo dell'esposizione universale si è parlato davanti ai giornalisti. Un altro tema caldo è stato quello delle case occupate e dei conseguenti sgomberi che tanta tensione hanno provocato in questi giorni nella periferia milanese. La certezza del voto di scambio nell'ambito del racket delle occupazioni viene data per sicura, anche se non ufficializzata, così come se chi usufruisce di questi vantaggi fa parte del gran numero degli abusivi, chi sta dietro a tirare le fila criminali, l'appartamento invece ce l'ha assegnato di diritto. Invitiamo a non sottovalutare che un'emergenza sociale come questa non abbia già dietro o possa avere in futuro anche una strumentalizzazione e un uso da parte della criminalità organizzata. Sottovalutare in questo momento, in questa città, questo aspetto riteniamo che potrebbe essere un'omissione grave da parte delle istituzioni, in maniera particolare da parte nostra, ecco, perché il voto di scambio è stato accertato ed è stato accertato legato in maniera particolare ad un'emergenza. Non è la prima volta. Le mafie sanno cavalcare le emergenze e le fragilità in maniera straordinaria.